Domani finisce tutto. Si torna alla vita di prima. O forse no. Forse domani inizia tutto. In questo periodo ci siamo resi conto che davamo per scontato un sacco di cose. Cose come viaggiare, vedere gli amici, vedere i tuoi genitori, allenarsi. Invece di guardare fuori dalla finestra, abbiamo iniziato a guardare dentro uno schermo. Questa veniva meglio in inglese, con Windows, vabbè. E con tutto questo tempo con noi stessi, dopo che abbiamo finito la videochiamata anche con l'ultimo stronzo in rubrica che non sentivamo da anni, siamo rimasti soli. E si è formato nella nostra testa il pensiero: ho sbagliato tutto nella vita. Hai realizzato che vorresti cambiare, magari aprire un ristorante, ma poi guardi il microonde e no, ormai è troppo tardi per te. E mamma mia che ansia, basta! Adesso facciamo una cosa che sono sicuro vi toglierà tutta l'ansia accumulata in quarantena. Dovete solo concentrarmi e seguirmi un attimo. Ho anche perso un sacco di tempo a stampare queste forme, quindi dai, iniziamo. Allora, se tutta la vostra vita fosse una giornata di 24 ore, che vuol dire che nascete a mezzanotte e un secondo e purtroppo morirete alle 24. Voi ora, dove vi trovereste? Che ore sarebbero nel vostro giorno vita? Sarebbe tardi per conoscere la vostra dolce metà? E per cambiare lavoro? Ora seguite questo pezzo perché è fuori di testa. Allora, è molto semplice. Prendete i vostri anni e moltiplicateli per 18. Poi vi spiego perché. Ad esempio, io ottengo 612. E voi scrivete il vostro numero. Ora, dividete quel numero per 60. Quindi io farò 612 diviso 60. E il numero che viene fuori è l'orario del giorno in cui vi trovate nella vostra vita. E il mio è 10:20. Cioè, se tutta la mia vita fosse una giornata di 24 ore, per me adesso sarebbero le 10 del mattino. Ora, voi capite che se quel giorno fosse domenica, molti neanche sarebbero svegli. Dovrebbe ancora iniziare tutto. Ma anche in un giorno lavorativo, alle 10, si è appena iniziato, è quel momento in cui si capisce cosa si dovrà fare tutta la giornata. Non saremo neanche alla prima pausa caffè. Bisogna arrivare a quella, poi arrivare al pranzo, poi alla seconda pausa caffè. Poi bisogna staccare dal lavoro, dedicarsi ad altro. Oh, una giornata è lunga. Quindi il mio aprire una piccola palestra, chiuderla, aprirne un'altra più grossa, avere mille paure, passare gli ultimi anni a sperimentare sul web, aprire questo canale e farsi mille paranoie. Tutto quello è l'ABC. Serviva solo ad avere un posto dove, appunto, prendere questo primo caffè. Vi prego, fate il vostro calcolo, che ripeto è la vostra età per 18 diviso 60, e scrivete nei commenti l'orario che vi viene fuori. Solo scrivere quell'orario e metterlo in relazione a una giornata di 24 ore vi fa sentire più leggeri, che non è male visto la dieta degli ultimi mesi. È pazzesco come molte riflessioni fatte in questa quarantena ci abbiano aiutato a mettere a fuoco quello che davvero vogliamo nella vita, ma dopo un primo momento di gioia sono comparse nella nostra testa le parole: ma ormai... Ma ormai cosa? Avete visto che ore sono nella vostra giornata barra vita da 24 ore? Vi prego, immaginatevi in questo ipotetico ufficio in cui dite ai colleghi qualsiasi cosa vi sia venuta in mente come cambio rivoluzionario per la vostra vita. Anche se è un lavoro strano, vi hanno assunto per un solo giorno, la paga non è granché e la maggior parte dei colleghi vi sta antipatica. Ma comunque... Ecco, lì immaginatevi chi direbbe mai una cosa assurda tipo... Ho un problema, ho capito che tutte le tabelle che ho fatto fino adesso sono completamente sbagliate e dovrei rimettermi a rifarle, ma proprio da zero, mettermi lì, studiare. Però sai, forse è un po' tardino, sono già le 10 del mattino. A parte i complimenti per questa rima, forse tutti scuoterebbero la testa. Insomma dai, siamo quasi alla fine, ma non voglio fare nessuna morale, anche perché sono su questa terra da poche ore. Però solo una cosa, se volete migliorarvi il karma, mandate questo video al vostro amico Lamentone. Si può dire? O forse è Lamentino? Lamantino? Comunque, quella persona che si lamenta, ma poi non si decide mai a cambiare perché è tardi. Quindi mandateglielo e noi ci vediamo alla macchinetta del caffè.